Due anni fa ho deciso di intraprendere una nuova avventura, farvi divertire giocando. Se anche tu fai parte dei 14.000 iscritti al canale P-Quadro, invita un tuo amico, amica, compagno di classe, raggiungiamo insieme i 15.000 iscritti. Proprio perché ci sarà una grandissima sorpresa, qualcosa di grosso bolle in pentola. Ma bella a tutti ragazzi, sono qui con un nuovo episodio della serie fortunata nata all'improvviso, i nuovi acquisti per il 2017, e questo è il terzo episodio dove andrò a parlarvi degli acquisti del Liverpool e non dimenticatevi ovviamente gli acquisti del Sassuolo, che tra l'altro ho messo per primo prima Sassuolo e poi Liverpool. Colgo l'occasione per ringraziarvi, per dirvi davvero grazie dei tanti like ricevuti negli scorsi episodi, ma soprattutto ovviamente delle visualizzazioni che tra l'altro sono diventate maggiori rispetto alle carriere allenatore con FIFA. Incredibile ma vero, attenzione ragazzi, perché il mercato reale sta superando quello di FIFA, quello del videogame. E quindi niente, quindi ragazzi, voglio salutare quattro di voi. Voglio salutare Gioele Manoli, saluto Giuseppe Minervino, Lorenzo Paglielli ed Alessio Urgu. Grazie mille per essere passati nella pagina P-Quadro che trovate su Facebook, andatela a cercare, trovate il link qui sotto nella descrizione, sotto il video. E se volete essere salutati come è successo per questi quattro bravi giovincelli, è molto semplice: andate a mettere mi piace alla pagina, fate uno screen del vostro like alla pagina e poi o lo pubblicate nella bacheca della fanpage, oppure cosa potete fare? Potete tranquillamente scrivermelo come messaggio privato. Ma non è finita, perché se volete essere salutati basta anche semplicemente followarmi su Instagram, mi trovate come bubu_dj, e se volete, se desiderate, potete naturalmente scrivermi anche lì senza nessun problema. E quindi ragazzi, partiamo subito con il primo giocatore di oggi, che è un acquisto del Liverpool. Il primo giocatore di cui vi voglio parlare è Joel Matip, un veterano del, indovinate un po', dello Schalke 04, appena approdato a Liverpool, alla corte di Jürgen Klopp. Eccolo qua, Joel Matip, che è un giocatore del 91, non sembra, ma praticamente, a parte le tre stagioni in cui troviamo Matip militare all'interno della rosa del Bochum, tutto il resto della sua carriera è stata praticamente nello Schalke. Qua ovviamente il Bochum si tratta ovviamente delle giovanili, si tratta, perché è un giocatore del 91, quindi di conseguenza è molto molto giovane. E quindi niente, quindi è un giocatore che può fare due ruoli, sia il difensore centrale che il CDC, quindi un difensore davanti alla difesa. E è un calciatore tedesco che è stato naturalizzato camerunese. Il difensore ovviamente è passato alla nazionale del Camerun, dove ha fatto 27 presenze con una rete all'attivo. Ovviamente dal 1 luglio farà parte della rosa del Liverpool, dove ragazzi, spero per lui trovi un posto tra i titolari della rosa, anche se non lo so se potrà giocare titolare. Vi voglio semplicemente raccontare qualche score del nostro Matip. Vi voglio raccontare che dal 2000, sentite qua bene, dal 2000 al 2009 è stato nelle giovanili dello Schalke. Ma parliamone di più, diciamo qualcos'altro. Ragazzi, dal 2000 al 2016 praticamente è stato allo Schalke, quindi la bellezza di 16 anni. Cioè, 16 anni, non so come sia possibile, però sì, 16 anni ha giocato nello Schalke. Praticamente un giocatore che gioca dalla tenera età, perché se è un 91 e giocava nel 97, ragazzi, giocava veramente giovane già in primissime squadre.
E quindi niente, quindi ragazzi, vediamo quale sarà la sua sorte con Jürgen Klopp per il buon Matip, che in FIFA io ve lo consiglio. Io mi ricordo, parlando ovviamente di FIFA, che Matip era un giocatore che faceva davvero tanto la differenza nei vecchi FIFA. Sì, perché magari in un FIFA 13, 14, 15 Matip saliva a bomba, era uno di quei giocatori che nella carriera allenatore saliva tanto. Quest'anno già molto meno, vediamo appunto se questo giocatore a questo punto, vediamo se riuscirà a tornare ai fasti dei valori degli overall delle carriere di FIFA. Un'ultima cosa, volevo dirvi che il centrale praticamente non ha rinnovato con lo Schalke ed è andato a titolo gratuito in scadenza di contratto al Liverpool, e Galliani non è arrivato in tempo. Il secondo acquisto del Liverpool è Loris Karius. Karius è un portiere, molti di voi lo riconosceranno all'interno delle mie puntate dedicate ai giovani talenti, molti di voi sapranno già chi è Karius per le carriere allenatore di FIFA, proprio perché Karius era uno di questi portieri talentuosi che all'interno delle carriere allenatore di FIFA 16 saliva davvero parecchio. E quindi io vi voglio ricordare che Karius è un giocatore tedesco, è un portiere che adesso è arrivato a Liverpool, ma prima di arrivare a Liverpool ha militato in tre squadre, una non ha mai giocato, però ne ha fatto parte. Quali sono? Così per curiosità, andiamo a vedere quali sono. La prima squadra, che molti di voi non sapranno, è stata il Manchester City, dove Karius ha praticamente... ne ha fatto parte ma non ha mai giocato. Zero presenze, ovviamente zero gol. Vabbè ragazzi, non è un goleador, è un portiere, non batte i rigori e quindi zero gol. Ha giocato nelle due squadre di Magonza, che quindi ne contiamo una, quindi nel Magonza 2 e nel Magonza titolare, quindi diciamo come se fosse una sorta di cantera. E quindi niente ragazzi, io vi posso dire che da 2011 a 2016, in questi 5 anni, ha giocato nel Magonza, dove si è fatto riconoscere, dove praticamente è diventato molto più importante, dove praticamente, scaduto il contratto con il City, ha iniziato questa sua avventura in Germania, nella sua terra praticamente. E quindi niente, quindi da quest'anno, quindi si parla di questo inizio calciomercato del 2016, Jürgen Klopp compra anche Loris Karius. Lo compra dal Magonza, dal Mainz, se volete parlarne con altri termini, il Mainz. Lo compra a 10 milioni di euro, ma molti dicono 7, molti dicono 8, quindi ragazzi fate una cifra media, da 7 ai 10 milioni hanno speso, e quindi ovviamente l'hanno pagato in sterline, perché così si fa con il calciomercato della Premier. Vi voglio ricordare che comunque Karius è veramente veramente importante per la nazionale. Ebbene sì, perché ha fatto parte della nazionale Under 16, della nazionale Under 16 con 3 presenze, Under 17 con 1 presenza, Under 18 con 1 presenza, Under 19 con 1 presenza, Under 20 con 1 presenza, Under 21 con 1 presenza. Ok. Quindi ok ragazzi, ha messo il cartellino, una presenza dappertutto, e quindi è andato bene così. Voglio anche ricordarvi che nelle giovanili ha fatto parte del Ulma e anche dello Stoccarda, e quindi niente, quindi vediamo fifamente parlando se una volta approdato al Liverpool, visto che è un balzo in avanti, il buon Karius aumenterà nella carriera allenatore, quindi magari sarà molto più propenso alla crescita in un eventuale FIFA 17. Ma passiamo a Stefano Sensi, il giocatore che approda al Sassuolo.
Ebbene sì, ragazzi, qua si parla di un giocatore che è approdato al Sassuolo con l'ombra di mamma Juve, della vecchia signora. Ebbene sì, perché la Juventus ci mette lo zampino anche su questo bravo italiano. Stefano Sensi, che era entrato nel mirino di Mancini, era entrato nel mirino dell'Inter, ma non solo dell'Inter, anche della Fiorentina e anche di altre squadre italiane. Molti ne parlano davvero bene. Qua ovviamente c'è da mettere la mano sul fuoco. Perché? Perché è il suo primo anno di A e quindi c'è tutto ancora da valutare. Parliamo di un giocatore che già, ancora prima di giocare in Serie A, viene definito come l'erede di Verratti. E qua, boh, ragazzi, Verratti fosse vecchio capirei. Molto forte Verratti, però già definirlo l'erede di Verratti non lo so. In ogni caso, comunque, questo giocatore Stefano Sensi è nato il 5 agosto del 95, quindi ovviamente è molto giovane. E vi voglio ricordare che comunque è piuttosto bassettino, è alto 1,68, forse è proprio per questo che rientra nelle definizioni fisiche, più che tattiche, fisiche di Verratti. E quindi niente, vi voglio ricordare che comunque ha fatto parte dal 2001 al 2007, quindi nelle giovanili del Urbania, perché lui è nato ad Urbino nelle Marche, ha giocato nel Rimini, dove praticamente si è fatto conoscere tramite gli osservatori in giro per l'Italia. Ovviamente ha fatto delle buone prestazioni, è andato anche a San Marino, ha fatto un pochino di presenza a destra e a sinistra, ma la parte principale è stata il Cesena, ragazzi. Sì, è stato il Cesena, perché cosa è successo? È successo che tra Rimini, San Marino, Cesena, sempre in quell'arco lì, perché comunque non si è spostato più di tanto, e tra l'altro adesso è andato a Sassuolo, sta sempre vicino a casa il buon Sensi, e quindi vi posso dire che sarà affezionato alla famiglia, non vi so dire, ragazzi. In ogni caso, comunque, il buon Sensi ha già firmato il 13 gennaio del 2016 un contratto che praticamente doveva essere questi 6 mesi al Cesena, quindi 6 mesi terminati, e poi inizierà ovviamente i prossimi con il Sassuolo. E poi chi lo sa, ragazzi, chi lo sa come continuerà questa campagna di rafforzamento del Sassuolo, che ha bisogno di nuovi giocatori, ha bisogno di nuove forze per affrontare questo preliminare di Europa League. Sì, deve fare il preliminare, adesso non mi ricordavo neanche più. E quindi, ragazzi, vediamo un attimino come si evolverà il mercato. Ovviamente nella prossima puntata ci sarà qualche altro acquisto, ma vi ricordo che ci sarà la serie hashtag come giocherebbe, dove vedrete le rose di FIFA 17. E quindi state incollati a questo canale, iscrivetevi al canale, mettete like alla pagina Facebook Pquadro e ricordatevi che io vi aspetto sempre anche nel mio profilo, nella pagina Instagram, nel mio Instagram bubu_dj. E se volete essere salutati, riascoltate il video dall'inizio, che spiego tutto con tranquillità. Bella, ragazzi, io vi aspetto alla prossima e ci vediamo con un nuovo episodio.